Adesso abbiamo visto come al Parlamento europeo nell'ultima plenaria è stata votata una proposta di inserire invece un nuovo certificato riguardante i requisiti previdenziali che viene annunciato come un metodo per facilitare la circolazione dei lavoratori fra i paesi membri dell'Unione Europea. Ma a me sembra un film già visto, sembra lo stesso schema. E anche lì c'è già previsto nella bozza che poi potrà essere utilizzato anche per introdurvi altre informazioni, quindi non solo quanti, se abbiamo pagato tutti i contributi, se abbiamo assolto tutti i nostri doveri fiscali, previdenziali, se siamo, insomma, tutte le informazioni riguardanti il nostro status lavorativo, sia per l'impresa che per il dipendente, ma probabilmente anche altre informazioni, quindi un ulteriore strumento di controllo al quale poi agganciare in via condizionata la fruizione dei nostri diritti, il diritto al lavoro, il diritto di circolare, il diritto di stabilirsi in un altro paese e via dicendo. Ecco, io mi auguro che l'esperienza di questo Green Pass faccia sì che quando sarà ora di votare questo provvedimento, l'esito sia negativo e non favorevole come questo, perché ci manca soltanto di aggiungere altri problemi a quelli che già abbiamo, continuando su questa strada scriteriata.